Allora, vi chiamiamo uno per volta, abbiamo fatto in modo di mettervi più vicini per evitare ovviamente di dover solcare e fendere la folla. E cominciamo con i colleghi che hanno maturato quest'anno i 60 anni di laurea, quindi non i sessantenni, ma i 60 anni di laurea. C'è di mezzo quanto? 25, 26 anni, no? Mi dicono. Me lo dicono i cinquantenni in prima fila, insomma. Allora, faremo per forza di cose un po' in fretta, perché ci sono 83 presenti qui che sono venuti, anche con delle presenze particolari che vedrete. Allora, il primo è il dottor Marco Abrate. Trovate lì scritte le sue caratteristiche. Dottor Abrate. Ci vediamo ai 70 anni allora. 70-80. Questo è suo, sa? Che io non so se riesco a prenderla, quindi... Bene, grazie dottor Abrate, avanti. Dottoressa Alvino, chi è che non conosce dottoressa Alvino Adele? Dottoressa, come stai? Sì, non è un merito essere arrivati a 60 anni di laurea. Sì? Non è proprio un merito essere arrivata a 60 anni di laurea, è già tanto che ci siamo arrivati bene, io lavoro, sono contenta e sono stati degli anni belli, sì. C'è qualche sguardo preoccupato tra i giovani, lì però. Grazie dottoressa, tanti auguri, davvero complimenti, ci vediamo fra 10 anni. Grazie. Professor Pietro Baggiore, ecco professore, quelle parole scritte che cosa sono? Elsa. Che la professione medica è una grande professione che però deve essere preparata con una buona preparazione scientifica e clinica e poi ha dato qualità. Ecco, ha detto studiate ma soprattutto lavorate di cuore, ha detto questo. Grazie, grazie. Dottoressa, per i giovani, sì, ma anche qualche consiglio tra i meno giovani. Dottoressa Maria Pia Beltritti, eccola. Da quanti anni non vi vedete? Da 50 anni. Ai 50 anni, sì, perché si ricordano i 50 anni di laurea, si sono visti 10 anni fa. Ha visto che giovanotto? Ha visto che giovanotto e ci sono adesso. Moltissimi. Moltissimi. Sì, sì. Noi allora eravamo 8 donne su 400 maschi. 8 donne con 400 maschi. Posso essere maliziosa? Eravate particolarmente corteggiate? No, assolutamente. 400 uomini che insomma non valevano nulla. Ecco. Ecco professoressa, grazie. Aspetti, forse l'accompagni, perché per me non ce la faccio, l'accompagni. Ne ho fatti 58 di lavoro. E su 60 anni 58 di lavoro. Auguri dottoressa. Grazie. Dottor Oreste Blumenthal, che si presenta con questo articolo particolare, insomma, ce lo spiega velocemente, perché i cammelli con gli occhiali da sole proprio. Perché evidentemente erano i mercati nei quali si vendevano di più gli occhiali da sole. Ai cammelli, no? No, no, purtroppo noi beduini. I beduini. Grazie dottore, grazie, grazie. Questa è la sua medaglia, dottore. E tanti auguri.
professor Alessandro Calciati. Eccolo, chi è che non lo conosce, professor Calciati? Tutti, guarda. Io la conosco. Vuol dire qualcosa? Ah, è difficile parlare in queste condizioni. Sono contento di essere arrivato al 60, cos'è? 60esimo. Mi auguro che come per la patente delle auto facciano ogni tre, ogni due, ogni uno. E siamo sempre qui allora. Grazie professore. Professor Margheria. Sì, va bene. Professor Arrigo Carrata Tomes. Dov'è? Non c'è? Dottoressa Clotilde Cerutti. Chi l'ha rapita? Sta arrivando. Dottoressa. Benvenuta e auguri. Prego, prego. Ecco, ti saluti. Sì, saluto tutti. Mi fa molto piacere di essere qua. Grazie, grazie dottoressa. Conosco tutti. Fate una cosa, venite qua, così facciamo prima. Bene. Grazie. Dottor Antonio D'Alba, non c'è, avanti. Dottor Giovanni De Francesco, che ha steso un lungo elenco di debiti. E lì, vedo scritto, sente un debito verso la famiglia per il tempo che gli ha sottratto, la professione, le suore. Senta, ma non pensa che forse c'ha anche qualche credito? Tantissimi. Ah, ecco, mi sembrava. Auguri! Si rivedono dopo tanto tempo, quante ore abbiamo passato insieme. Professor Fontana non c'è. C'è il dottor Fontana Italo. Dov'è? Dottor Fontana Italo, eccolo! Che ha scritto un libro e l'abbiamo anche recensito, che si intitola... Sulle mie scale. Non sulle sue scale, dove? Va bene, grazie dottore, auguri, auguri. Enzo Galli, eccolo, splendida forma direi, ecco, prego. Non so, qualche volta ingannano. No, le apparenze questa volta non ingannano, è proprio così. Auguri dottore, tanti auguri. Fra 10 anni qui, ci sarà lui e qualcun altro, anche 20. Grazie. Professor Mario Genesi, eccolo, professore. Piacere di rivederla. Tanti auguri davvero per i suoi 60 anni. Ecco. No. No. Dottor Natale Giambelluca. Eccolo. No, cosa vuoi? Sono contento di vedere tutti. Questo è anche suo? No, l'elenco, gli ho dato l'elenco. Professor Paolo Giovannini. Eccolo. Un pezzo di storia delle malattie infettive a Torino in Italia, è vero o no? Prego, si giri, professore. Ecco. Chi è che se lo ricorda alzi la mano?
però. Grazie, grazie professore. Dottor Silvio Giobbe. Col fularino. Venga, venga. Eccolo qua. Dunque, sì. Eccolo qua, dottor Giobbe. Col fularino, Due righe, però, perché se no la professoressa Sì, lei è stato molto più di un medico, infatti la sua competenza professionale unita a una grande umanità, disponibilità e gentilezza hanno fatto di lei una persona che non dimenticheremo mai e che sempre rimpiangeremo. E chi l'ha scritta questa lettera? E chi era questa demartina? Ah, un suo paziente l'ha scritto. L'ha scritto quanti anni fa? Ho smesso nel 94. Ha scritto questa lettera. Bene, la salutiamo con questo biglietto. Grazie, auguri. Dottor Aurelio Goria, ritira la moglie o no? Ho capito. Ah, ritira lui per la moglie. Aurelio Goria e lei. Piacere, dottor. E ritira anche per la moglie. Che è successiva? Ecco, dottore, ha lavorato a Pinerolo, primario di chirurgia a Pinerolo, auguri. Dottor Livio Griot, dov'è? Eccolo, pediatra. Di quanti bambini è il secondo papà? Zero. Secondo papà come pediatra, quanti bambini ha curato? 3 milioni. 3 milioni? Ma è stato in Cina lei, è stato. Grazie, auguri. Dottor Luciano Gualco. Eccolo. Venga, dottore. Auguri, auguri. Altri 50 no. Altri 50 no? Va bene, va bene. Vedremo, ci attestiamo ai 40, va bene? Ecco, per lei, grazie, con tanti auguri. Grazie, grazie. Professor Giuseppe Herr. Dov'è? Eccolo. Lo premi tu, l'hai detto? Prego professore, tanti auguri. Tanti auguri, Arrivederci. Tutti? Saranno 80 persone. Per la Repubblica, fate pubblicate la foto sulla Repubblica. Va bene, avete sentito, non andate via, perché poi si fa una foto di gruppo che pubblicano sulla Repubblica domani, va bene? Ecco, può anche fotografarli così, poi li assembla, va bene? Allora, dottor Antonio Lavarino, non c'è, è in ospedale, gli facciamo tanti auguri, qui chi c'è? E come ti chiami? Edoardo, e tu ti chiami? Da. Per il nonno, è bravo questo nonno? Sì. Ecco, va bene, allora portategli questo e ditegli che gli vogliamo tutti bene e che guarisca in fretta. Professor Lorenzo Lorenzi. Dov'è? Chi lo ritira? Il nipote. Tanti auguri, ce lo saluta? Grazie. Dottor Giancarlo Maina. Dottor Maina. Dottore, tanti auguri.
Guardi, saluti, la salutano e la ringraziano. Tanti auguri, la sua medaglia. Grazie ancora, grazie di essere venuto. Dottoressa, ma la ritira il marito? Jole Mallen, si dice così, la ritira il marito? Sì, ecco, porta anche un fiore alla signora e ce la saluta con tanti auguri. Grazie. Dottor Andrea Merlo, non c'è. Professoressa Maria Pia Morassutti, la ritira il marito, che tutti conoscete, immagino, no? Ciao, tanti auguri, salute la signora, davvero, grazie. Dottor Carlo Mossetti, dottore, qui il suo manuale, il primo manuale Atlante di colposcopia. Bella esperienza, vero? Esperienza, una bella soddisfazione. E lo premia la professoressa Margherita. Tanti auguri, professore. Aspettiamo il secondo volume. Professor Walter Neri si scusa ma non può essere qui, ritira il professor Riccardino. Me lo saluti e ce lo abbracci. Chi conosce il professor Walter Neri? Pochi, È stata una grande scuola di direzione sanitaria. Dottor Stefano Passera, non c'è? No. Dottor Francesco Petitti, tocca a te, Nino. C'è il dottor Francesco Petitti? Eccolo. Da odontoiatra a odontoiatra. Grazie, dottore. Dottor Tommaso Peirani. Eccolo. Benvenuto, grazie di essere qua. Guardi, sono per lei. Guarda quanti ragazzi lassù. No, bene. I miei ragazzi sono lì che sono. Sono anche i suoi ragazzi lì. Vi salutiamo allora e salutiamo lei. Grazie, tanti auguri. Professor Pilotti. Ciao. Ha accolto mia figlia quando è nata, perché è nata al Mauriziano e lui era il primario della pediatria. Abbiamo lavorato insieme. Sei sempre straordinariamente uguale. Il tempo ti passa sopra. Auguri, sopra. Dicevano gli antichi, ars longa, vita brevis. Beh, tu le coniugate bene tutte e due. È un ricordino adatto. Va bene, va bene. Ciao Pilotti, grazie. Ci vediamo fra 10 anni. Dottor Giovanni Rosso. Ecco. Papà è in ospedale, quindi vengo io. Gli fai gli auguri? Gli facciamo gli auguri? Grazie, te lo saluti. Grazie. Dottor Rodolfo Sigliuzzo. C'è? No? Dottor Angelo Silipo, eccolo. Buonasera dottore, benvenuto. No, no, guardi, guardi quante persone la vedono, guardi. Vedono, ma non li vedo. Ma sì che li vede. Quando aprite la nuova sede dell'ordine? E questa è una bella domanda, avrà proprio ragione.
Proprio oggi mi hanno detto che arriva la licenza per il nuovo progetto da parte del Comune, c'è stato l'ok delle belle arti e della sovrintendenza. Io penso che ragionevolmente il cantiere si aprirà per metà del mese prossimo. No, meno. Vi lascerò con la sede nuova. Arrivederci, dottore, grazie. Dottoressa Angela Tibone, eccola. Dottoressa. A me gli auguri di passare tra 10 anni. Le faccio gli auguri di passare qui fra 10 anni, con il suo fidanzato, che è quel dottore lì. Tanti auguri, arrivederci. Arrivederci, dottoressa. Ha un sorriso radiosissimo, davvero. Dottor Sergio Tosini. Non c'è. Dottor Lorenzo Vietti, eccolo. È quasi il tuo parente. Lo premia il presidente della CAO, dottor Griffa. Auguri, dottore, auguri. Dottoressa? Dottore? Ecco, mi è venuto il dubbio. Adesso facciamo una domanda. Leggendo questo, secondo voi, era maschio o femmina? Non è facile, io non... Facciamo una domanda difficile. È il doppio cognome che frega. È un maschio. Non è. Scusi, ma Michelina è il cognome? Vietti Michelina è il cognome, Domenico è il nome. Però, sì, ho capito, però non era facile. Ciao, tu sei? Edoardo. E anche te ti chiami Vietti Michelina? Grazie e auguri, ciao. Grazie di questo riconoscimento. Ma grazie a lei, dottore.